Io sono per esempio per una riforma costituzionale che proprio prenda il toro per le corna, come usa dirsi, e che faccia del nostro paese una democrazia vera, non soggetta al potere di un ordine che non ha legittimazione elettorale. E quindi qui c'è un grande lavoro da fare. Oggi, se pensate bene a quello che sta succedendo, succede che una parte della magistratura molto politicizzata interviene con l'utilizzo della giustizia a fini di lotta politica, e poi su fino all'ultimo organismo dello Stato, che è la Corte Costituzionale, si praticamente pone in nulla le decisioni, ad esempio, del Parlamento, no? Ricordo una decisione del Parlamento che a me pare assolutamente doverosa e giusta, e quella in base alla quale un cittadino sottoposto all'accusa di aver commesso un reato, giudicato da un tribunale della Repubblica e ritenuto innocente, non possa essere richiamato ancora da un pubblico accusatore in un'ulteriore fase di processo, o magari ancora in un'altra fase che riguarda la Corte Costituzionale. Ora, naturalmente, per un PM questo è il suo mestiere, e normalmente succede che i PM, quando non vedono accolta dai giudici giudicanti la loro tesi accusatoria, ricorrono in appello, e se anche l'appello respinge la loro tesi, ricorrono in Cassazione. Per loro è il mestiere, per un cittadino è la distruzione della propria vita, per sé e per la propria famiglia.